fiumi sono la spina dorsale del territorio, hanno dato origine alle comunità fluviali. Bisogna recuperare un po' il valore, il loro patrimonio, il patrimonio identitario dei fiumi e recuperarlo alla memoria delle comunità riparie. Questo è uno dei valori che vorremmo promuovere. E più concretamente l'idea è quella di avviare dei percorsi di coinvolgimento dei cittadini nell'essere più consapevoli del proprio territorio, del patrimonio storico e identitario. E il fiume raccoglie questi valori. Come associazione WISP Acquaviva stiamo sperimentando sul territorio dei laboratori di valorizzazione sull'Ombrone, sul Ticino, sull'Arno anche, dei piccoli elementi, punti di propositivi dove stiamo, come dire, avviando buone pratiche. La discesa internazionale del Tevere, per come la conosciamo noi adesso, questo grosso evento turistico, sportivo, culturale, di conoscenza e di conservazione dell'ambiente, nasce, diciamo, alla fine, all'inizio degli anni Ottanta, quando quella che erano state alcune discese sporadiche viene normalizzata e viene istituita da quello che noi riconosciamo come il fondatore della discesa, Francesco Bartolozzi. E da allora ogni anno, sia principalmente in canoa, ma anche in bicicletta ed a piedi, da Città di Castello si giunge lungo la Valle del Tevere fino a Roma. È un evento non prettamente sportivo, ma appunto è culturale, di conoscenza del territorio. E si affrontano temi fin dagli anni Ottanta, quindi per molti sconosciuti, come l'agricoltura biologica, i grani antichi, l'alimentazione sana. L'utilizzo sostenibile delle risorse acquatiche. È una grossa famiglia, una grossa carovana colorata che scende lungo il fiume. La WISP e in particolare la WISP Acquaviva intende promuovere i valori di sport, ambiente e solidarietà e in questo nell'Acquaviva la proposta sportiva specifica riguarda la fruizione degli spazi d'acqua, in particolar modo del fiume. Il fiume come elemento spina dorsale del territorio. L'associazionismo sportivo diciamo, promuove proposte di sport che arrivano a considerare l'avvio di percorsi partecipati, il coinvolgimento del territorio e in ambito naturale e in ambito urbano. Qui ci troviamo a Roma, nella città dove fluviale per eccellenza e la discesa del Tevere intende promuovere proprio l'attenzione. Riportare l'attenzione di un'antica comunità riparia per eccellenza Roma al suo fiume. Il fiume Tevere e la proposta sportiva della WISP Acquaviva intende unire i territori delle valli umbro-laziali in un percorso che non è solo d'acqua legato alla canoa, ma anche legato alla valorizzazione delle sponde, dei sentieri ripari, quindi anche a piedi e in bicicletta e a cavallo in alcune sperimentazioni. L'associazione principale è la Discesa Internazionale del Tevere e man mano che nel percorso incontra altre associazioni affiliate fino ad arrivare qui a Roma dove c'è un gruppo, c'è cioè il Comitato WISP Roma, c'è cioè il Canoacaia Roma Assex, Roma Rafting. Il contratto di fiume è un patto territoriale sostanzialmente tra i cittadini e le istituzioni e gli imprenditori che si rendono disponibili a collaborare insieme per riqualificare il territorio dal fiume, per una nuova gestione del fiume partecipato, uno strumento che diciamo, la comunità europea sta diffondendo sul territorio degli Stati membri e si va diffondendo anche qua in Italia.